Semplice commentare questa partita, basta guardare gli episodi ci dicono che l'arbitro si è inventato un rigore contro di noi sullo 0-0, siamo riusciti a pareggiare e poi alla fine abbiamo subito un fallo sul nostro giocatore con la testa rotta che usciva sangue, addirittura è stato espulso. Quindi vedetevi le immagini e commentatele da soli. Per quanto riguarda la partita, devo fare i complimenti ai miei giocatori che hanno fatto un'ottima partita e quindi ci hanno condannato solo gli episodi. Una partita bella, maschia, con due squadre ben attrezzate che forse meritavano probabilmente una terna arbitrale migliore. La partita fino all'inizio del secondo tempo era equilibrata, entrambe le squadre si stavano equivalendo, poi è intervenuto un rigore molto molto dubbio, per di più poi c'è stata una espulsione nostra, forse se viene espulso il calciatore difensore per una gomitata che il nostro attaccante sanguinava addirittura alla testa, e quindi voglio dire, questa è cambiata la partita, una partita che poteva avere un risvolto diverso, che poteva essere giocata dalle due squadre in altro modo, perché avevano calciatori di qualità sia di qua che di là.